Nella prima di ritorno di eccellenza, la Renato Curiangolana affronta il San Buceto, capolista del torneo in coabitazione col Chieti. Agli ordini di Iannuzzi della sezione di Firenze, i nerazzurri schierano dal primo minuto gli ultimi acquisti Ndiaye e Di Giovanni, mentre i viola recuperano in panchina Legnini e Criscolo. I padroni di casa hanno un avvio migliore e al tredicesimo Ndiaye impegna severamente Dedeo. Il gol è nell'aria e tre minuti dopo Bizzarri disegna questa traiettoria che fulmina Dedeo e vale l'1-0. I viola non riescono a reagire e, al 43esimo, arriva la doccia gelata. Doppio giallo per Camporesi, che lascia i suoi in 10 uomini. Il contraccolpo psicologico si fa sentire e, all'ottavo della ripresa, i due ex colpiscono. Suggerimento di Di Giovanni per Ndiaye, che è implacabile e fa 2-0. Il centrocampista cerca anche la gloria personale, ma D'Angelo si salva così. Il San Buceto prova a scuotersi. Al 19esimo Beniamino appoggia per Lalli al volo. Il capocannoniere del campionato questa volta è impreciso. La squadra di Mister Del Zotti non riesce però a scuotersi e, nel recupero, D'Alonso corona una grande partita con il gol del 3-0 finale. Grande festa per i padroni di casa, che portano a 5 i risultati utili consecutivi, mentre tutto da rifare per il San Buceto che, nel prossimo turno, sarà chiamato a riscatto contro il Miglianico. Mister De Eugenio, una vittoria molto rotonda della sua squadra, 3-0, le chiedo subito se visto l'impatto che gli innesti del mercato hanno dato sulla squadra. Ma io direi veramente che era un po' di tempo che stavamo crescendo, perché abbiamo vinto con la Torrese, abbiamo pareggiato a Paterno, dei risultati e c'erano dei segnali insomma di crescita, quindi io penso che tutte e due le cose, sì, certamente i nuovi ci hanno dato una mano, ma era tutta la squadra che era un po' di tempo che stava crescendo, quindi io penso tutte e due le cose. Appunto, come dice lei, la sua squadra viene da un momento molto positivo, una striscia di 5 risultati utili. Secondo lei cosa è scattato che ha fatto prendere questo nuovo passo alla squadra? Ma non penso, io penso il lavoro piano piano paga sempre, abbiamo fatto delle ottime prestazioni anche all'inizio, io se penso alla partita di Nereto, di Chieti che abbiamo perso, ma giocando bene, anzi forse meglio ancora delle ultime prestazioni, quindi secondo me era solo trovare quei risultati che diano un po' di morale, perché siamo giovani e quindi il morale conta anche molto. Quindi siamo stati bravi insieme a ribaltare un po' qual era l'aspetto mentale della squadra. Mister Del Zotti, il risultato finale vi vede uscire sconfitti per 3-0. Le chiedo che cosa è mancato alla sua squadra, in particolare forse nella fase iniziale della partita, dove l'Angolana è sembrata avere un qualcosina in più. Guarda, c'è poco da commentare, c'è da fare i complimenti all'Angolana, al loro mister, è stata una partita preparata benissimo da parte loro. Noi, io in primis, abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente sia nell'approccio nella gara e sia nel proseguimento. Poi ci sono stati degli episodi che non ci sono andati a favore e ovviamente non siamo stati in grado di reagire. E ripeto, c'è da fare i complimenti e da martedì ripartiremo provando a fare qualcosa di in più. Anche alla luce di questa sconfitta, quindi la prossima gara contro il Miglianico potrebbe acquisire una valenza ancora maggiore per un riscatto? Guarda, per noi sono tutte fondamentali, dalla prima all'ultima, ovviamente lo sappiamo, siamo una squadra giovane e non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuna partita, quindi dobbiamo davvero affrontare ogni partita come se fosse una finale.